A 11 giorni dalle primarie del centro-sinistra scalda i motori il candidato socialista Marco Di Lello. A margine di un incontro organizzato con il consigliere regionale Corrado Gabriele e il vice ministro alle infrastrutture Riccardo Nencini, ha commentato così l'ennesimo slittamento al 1° marzo delle primarie. È evidente una scarsa organizzazione sul punto, ma oramai la macchina è avviata, il 1° marzo si voterà, le primarie non sono di proprietà del PD né di nessuno se non dei cittadini che liberamente potranno esercitare il loro diritto di voto e scegliere chi meglio li rappresenterà alle prossime elezioni regionali. Questo è il commento del vice ministro e segretario nazionale del PSI, Riccardo Nencini. Il tema continuo del rinvio certo non aiuta le primarie a diventare un meccanismo concretissimo di scelta delle candidature. Sarebbe stato meglio avere una data certa e attorno a quella data certa chiamare alla sfida i vari competitori, indipendentemente dal partito di appartenenza. Oggetto dell'incontro era fare un bilancio di fine legislatura regionale e avanzare le proposte in vista delle prossime elezioni. Siamo alla fine della nona legislatura, è un bilancio per quello che riguarda i socialisti assai negativo perché è un governo regionale che ha dimostrato tutta la sua assenza su temi principali, l'ambiente, la scuola, il lavoro, la sanità sono stati semplicemente informati per il taglio e un equilibrio di carattere ragionieristico. Noi proponiamo di utilizzare i fondi europei per acquistare i treni, per aprire le scuole di pomeriggio, per fare in modo che ci possa essere un rilancio industriale, per usare i fondi della scuola e della formazione per dare opportunità ai giovani nel nostro territorio, per non essere costretti a emigrare.